It's hard, hard not to sit on your hand, bury your head in the sand. Giulio Scarpati, uno dei giurati del Ca' Foscari Short Film Festival 2013. Prima di tutto, provando a guardare i corti nella loro interezza, qual è l'immaginario collettivo che hai trovato, no? Se esiste. Beh, c'è una difficoltà, cioè sicuramente temi molto forti, molti temi al femminile e molte protagoniste adolescenti, donne, insomma... Molto tema anche di violenza, cioè una difficoltà sicuramente a vivere i momenti dell'oggi, cioè questi momenti, sentire la violenza di questi tempi, no? E tradurre anche un po' questo. Mi è sembrato che ci fosse molto molto questo come comune denominatore dei corti, un'insofferenza anche nei confronti della generazione che io rappresento in qualche modo, no? Cioè, insomma, come difficoltà di comunicazione, ma anche come una generazione, la nostra, che, come dire, non capisce o non riesce a entrare in sintonia. Tanti temi della violenza sulle donne, che è stato trattato molto bene appunto dal film belga Rae, che appunto raccontava questo disagio di donne, e anche, ed è tutto un film veramente molto al femminile, in cui la presenza maschile è assente, no? Nel senso, è neanche rappresentato da un attore, insomma, no? E quindi è tutto al femminile, ed è un racconto molto, molto avvincente, molto forte, e che tocca tematiche che sono veramente all'ordine del giorno. Quindi da questo punto di vista è un festival che parla molto di contemporaneità. Da tutto il mondo, secondo me, vengono segnali molto comuni di questa violenza molto forte nei confronti delle donne. E quello che ti posso dire, cioè, queste come tematiche, questo è quello che ho trovato comunque un buonissimo livello, insomma, di queste scuole di cinema in generale sparse nel mondo. La giuria ha voluto in qualche modo premiare da una parte gli aspetti innovativi del linguaggio, da una parte anche gli aspetti di tecnica narrativa, cioè imparare a raccontare, che è un po' il nostro compito, quindi la necessità di sintesi, che è importante in un racconto, e la necessità di saper anche dirigere gli attori. Questo lo dico dal mio punto di vista d'attore, è chiaro che ci tengo molto che sia ben recitato anche un cortometraggio, insomma, è la capacità di far recitare, cioè di dirigere gli attori in una giusta direzione, è una qualità che un regista deve avere, e qualche volta invece manca proprio la capacità di comprensione di che cos'è il mestiere dell'attore, e quindi come entrare in comunicazione con un attore. Dovrebbe essere invece un percorso che noto, insomma, per i registi, no? Sì, soprattutto nei lavori italiani si sente un po' questa carenza. Dunque, la differenza sostanziale tra i lavori italiani e quelli stranieri è prima di tutto nell'impegno economico, nel senso, quelli stranieri che abbiamo visto spesso hanno una serie di persone nei titoli di coda, e si capisce che hanno un budget notevole. Gli italiani per lo più devono ringraziare, nel senso, devono ringraziare gente che amichevolmente si è prestata. Io penso che per fare un salto anche al nostro cinema occorre investire in professionalità. Ieri si è proiettato un corto che ho fatto 20 anni fa, che era qui presente a Venezia alla mostra, insieme ad altri corti, faceva parte di un film che si chiama 80 metri quadri, e scorrendo i titoli di testa e coda del cortometraggio da me interpretato, c'erano, allora, al montaggio Francesca Calvelli, alla fotografia Alessandro Pesci. Cioè, vuol dire, devi dare qualità, certo, ovviamente, no? Quindi scegliere professionalità che, e quindi ci vuole un investimento. Secondo me questo è l'aspetto più deficitario, diciamo così, del corto. In più, forse io consiglierei ai corti italiani di essere più brevi, cioè di ridurre
minutaggio narrativo, proprio per concentrarsi di più anche su una maggiore cura anche proprio dell'aspetto tecnico, insomma, no? Sia dell'aspetto di inquadrature, di cose che è importante, e sia per quello, certo, che concerne proprio anche la sintesi narrativa. Rispetto al ritmo di scrittura, se c'è un lavoro che ti ha colpito più di altri, te ne faccio due in una, e se c'è un ruolo da attore che secondo te era recitato perfettamente e anche guidato, proprio per quello che dicevi prima, perfettamente dal suo regista. Ma tu dicevi, aspetta, prima domanda, ritmo di scrittura. Ritmo di scrittura. Ecco, io trovo che ancora si può essenzializzare, mm-hmm, il dato di scrittura, soprattutto accoppiandolo anche a un punto di vista della macchina da presa. Certe volte ho visto anche una tecnica di ripresa molto giusta, molto innovativa, molto intelligente, mm-hmm, nel raccontare attraverso le immagini, e qualche volta invece la sceneggiatura era anche un po' troppo invasiva, cioè poteva essere anche più essenzializzata, bastava, certo, un'immagine per dare il senso delle cose, no? Permettete anche a noi spettatori, questo è l'appello, di fare sintesi con poco, nel senso, secondo me la macchina da presa ha questa capacità di suggerirti già, mm-hmm, il senso delle cose senza bisogno di esplicitarle proprio fino all'ultima parola, insomma. Però ho visto generalmente una buona tecnica proprio di ripresa, una buona tecnica di interpretazioni, ce ne sono anche interpretazioni particolarmente belle. Per non sbilanciarmi, anche se premi o non premi, però diciamo così, faccio un'eccezione per un bambino di Anne Jérôme, che era veramente straordinario nella sua essenzialità, cioè proprio uno sguardo, era uno spostamento d'occhi, eccetera, era sufficiente a raccontare un'emozione, e questo è, diciamo così, ovviamente anche merito di chi lo ha diretto sicuramente, ma è anche un modo, un appello, diciamo così, a chi fa questo mestiere di attore, di cercare l'essenzialità e cercare anche la spontaneità e la precisione dei bambini. Veniamo a Giulio Scarpati, attore di teatro, di cinema, di televisione. Qui è presentato un trailer, diciamo così, di un futuro cortometraggio. Sì, accanto a quello di 20 anni fa ho presentato questo trailer di una cosa che ho finito di girare pochi mesi fa. E anche lì si parla di disagio, di rapporti interpersonali non proprio giusti, insomma, molto, anche un po', se vuoi, anche un po' malati. E la storia è una storia molto particolare, perché è un uomo di una certa età che sta invece con una ragazzina, ex allieva, quindi un tema che ho visto ripetersi in alcuni corti, il tema proprio, sì, del rapporto tra, diciamo così, insegnante e significa proprio che questo è, come dire, un problema di questi tempi, cioè, no? Si è, come dire, da una parte bruciato la distanza di età tra le generazioni, e secondo me questo comunque crea dei problemi, e sicuramente nel corto che abbiamo fatto rappresentava appunto il fulcro anche della storia, cioè di una problematica non risolta, tra punti di vista diversi, tra generazioni diverse che fanno fatica ovviamente a comunicare più profondamente, insomma. Certo. Trovo quindi che sia anche in linea un po' con quello che ho visto anche in giro in questi corti. Mi piace anche raccontare, come nel caso del corto di cui dicevo, che è stato a Venezia, corto tra l'altro di Luca Dascanio. Ciao amore, proprio il fatto che ci pensavo, anche perché avendo fatto in teatro Oscura Immensità, che è proprio un testo di Massimo Carlotto a teatro con la regia di Casma, molto forte, molto particolare, pensavo, vedi, a come certe volte il teatro ti offre anche delle possibilità di raccontare personaggi un po' più al limite. E anche in questo corto mi piaceva proprio, quando l'ho fatto ero molto contento, proprio di fare personaggi un po' al limite. Poi, se vogliamo, diventa più difficile poi, se magari è un personaggio televisivo
molto forte, ma molto orientato da un'altra parte, che la gente ti immagini, ma insomma siamo fatti attori che recitano, per cui è chiaro che se posso convincervi, posso assicurarvi che insomma c'è il nero e c'è il bianco in me, quindi basta soltanto trovare il racconto giusto, ma insomma viene per forza, non è che siamo fatti così di un colore solo. E quindi secondo me anche questo è per me insomma importante, la varietà del racconto e sotto lo stimolo che trovo nel regista e nel racconto che mi viene presentato, sia in teatro che nel cinema oppure in un cortometraggio. Cioè, la cosa che mi convince di più è proprio questo, essere, come dire, colpito da una storia, da un personaggio in cui intravedo delle possibilità, dei sottotesti, delle cose che mi danno modo di lavorarci. Sì, forse un tuo pregio è non esserti, diciamo così, seduto, no, sui ruoli che molti ti continueranno sicuramente a proporre, perché simili ad altri e simili a quello che il pubblico poi, soprattutto televisivo, si aspetta da te. Questa è una grande sfida e anche una voglia di mettersi in gioco continua. Potessi sederti, invece tu non lo fai. Ma guarda, quando ti siedi, in realtà tu perdi anche la tua capacità creativa e quindi finisci per rendere anche meno, anche perché se tu fai un personaggio che funziona e poi ne fai un altro che è simile, è come se facessi una copia, via via facendo fotocopie si sbiadisce. L'idea è quella invece di ogni volta di cercare un'originalità, non solo nel carattere del personaggio che devi interpretare, ma un'originalità nelle tue corde che magari vai a pizzicare, che non sono quelle che hai già pizzicato, per cui quando suoni una prima volta suona strano anche a te, ma anche... e suona strano forse anche al pubblico che ti vede, ma poi alla fine, come succede spesso in teatro, mi dicono: ah, che bello, non pensavo che, però insomma, diciamo così, questa è un po' una banalizzazione del mestiere dell'attore, che tende a vederlo più come un personaggio che fa sempre lo stesso personaggio e che quindi è, che non come un attore che poi interpreta di volta in volta personaggi diversi. Certo. È chiaro che per me e per credo chiunque faccia questo mestiere, la varietà è anche uno stimolo a confrontarsi con realtà diverse. Thank you.